Un immigrato sbarca da una nave con meno di 10 euro in tasca e a un certo punto della propria vita si ritrova a guadagnare più di 1 milione al giorno. Come diavolo è potuto accadere? Andiamolo a scoprire dopo la sigla. Un diavolo per cappello, con l'apostrofo dopo la cicca non è più bello. Un diavolo per cappello, a dicembre del menestrello. Ciao pelatini e pelatine, siamo all'inizio di un nuovo percorso con dei video che cominciano con questo e nei quali parlerò di truffatori, santoni, ciarlatani, uomini e donne che nella storia hanno compiuto truffe incredibili, che hanno coinvolto un sacco di persone riuscendo a guadagnare un sacco di soldi, molte volte perdendoli, altre volte riuscendo a farla franca, creando alcune delle pagine di storia più incredibili che si possano immaginare. Ma cosa c'è dietro a queste truffe? Molto spesso, soprattutto, uomini e donne con delle capacità particolari oppure una grande forza d'animo. E l'altra parte è sempre tanta gente che è disposta a dar loro credito. E siccome queste cose sono successe sempre nella storia, io penso che sia interessante andare a vedere come queste cose siano potute succedere, in modo tale da difenderci noi oggi. Andiamo a cominciare questa serie con uno dei personaggi più incredibili. È italiano, è forse l'italiano più famoso in giro per il mondo, anche perché il suo nome è legato indissolubilmente e per sempre a un certo tipo di truffa. E questo nome è Carlo o Charles Ponzi. In realtà c'è da dire che molte persone hanno un'idea un po' sbagliata di quello che era lo schema Ponzi, che tutt'oggi viene utilizzato come nome per definire alcuni tipi di truffe. Molti tendono a confonderlo con il multilevel marketing o lo schema piramidale, ma in realtà, come andremo a vedere, è una cosa molto diversa. Andiamo prima di tutto a dipingere un po' il quadro della situazione. Il periodo del quale stiamo parlando, quello nel quale avviene questa truffa, è il 1920. Negli Stati Uniti d'America. È un periodo e un luogo dove c'è una fortissima espansione. La prima guerra mondiale è appena finita, c'è un'euforia incredibile nell'aria ed è in questo preciso momento storico che enormi fortune vengono create quasi dal nulla. È anche un periodo di enorme espansione tecnologica, sono appena stati inventati l'aereo, l'automobile che non è stata inventata in questo periodo ma è appena diventata un bene che è quasi alla portata di tutti. Il vero momento nel quale l'American Dream è al suo picco da un punto di vista economico ed è anche il momento migliore per alcuni altri tipi di sognatori, quelli che pensano di poter approfittare della gente che vuole ricchezze immediate, subitanee, here and now, qui e adesso. Ma la nostra storia nasce quasi 40 anni prima, il 3 marzo del 1882, perché è in questo giorno in cui viene alla luce Carlo Ponzi. Carlo nasce a Lugo, in provincia di Ravenna, da una famiglia che ha un nome importante in realtà, ma di importante purtroppo gli è rimasto solo quello. La madre, per esempio, è diretta discendente dei duchi di Parma, ma le ricchezze della famiglia sono scomparse già da un bel po'. Quando nasce Carlo, il padre fa il postino, ma la mamma non smette mai per tutta l'infanzia di Carlo di ripetergli quanto in realtà lui porti un nome importante e che lei è convinta che sarà lui a riportare quel nome ai vecchi fasti. I genitori investono tantissimo nel figlio, tanto da farlo iscrivere all'Università di Roma. E contate che in quel periodo storico meno del 5% della popolazione andava all'università. Quindi l'opportunità per Carlo è enorme e anche gli sforzi economici da parte della famiglia per supportarlo. Ma le cose non vanno esattamente come i genitori sperano. A Roma Carlo incontra un sacco di gente dell'alta borghesia o addirittura della nobiltà dell'Italia dell'epoca. Tutti i giovani rampolli che andavano a fare una sorta di vacanza romana in quegli anni di università. Ed è in questo contesto che Carlo cerca di stare al passo con gli altri, grandi serate di mangiate, di bevute, nelle quali lui è il primo a voler magari pagare la cena per tutti, per i suoi amici, per le belle ragazze che trovano nei ristoranti e nelle locande di Roma dell'epoca. In poco tempo Carlo dilapida tutti i soldi che erano stati messi da parte per l'università, all'università sostanzialmente non fa assolutamente nulla e torna a casa con un nulla di ottenuto.
presi dalla disperazione, i genitori decidono di dargli un'ennesima occasione e prendono tutti i loro risparmi, quelli che erano rimasti, e li investono nuovamente nel figlio. L'equivalente di $220 dell'epoca, di cui 20 servono per comprare un biglietto di prima classe per la nave che porta verso Boston. Gli altri 200 vengono dati in contanti a Carlo stesso. Il giovane Ponzi quindi si imbarca in questa nave, ma prima dell'arrivo al porto di Boston si è già giocato tutti i soldi che aveva. Gli rimangono in tasca solo $2.50 dei 200 che aveva inizialmente. Per sua enorme fortuna, i genitori avevano in qualche modo previsto questa cosa e avevano pagato preventivamente un biglietto per il treno che da Boston lo portasse a Pittsburgh, dove aveva dei parenti che lo avrebbero ospitato. In quel periodo Carlo impara l'inglese in maniera anche abbastanza veloce e comincia a fare una serie di lavori in giro per la costa est. A un certo punto trova da lavorare come lavapiatti, dormendo per terra all'interno del locale per la notte. Diventa anche cameriere nello stesso locale, ma poi viene licenziato perché lo trovano a rubare piccole cose e a fare la cresta sui resti ai clienti. Ad un certo punto nel 1907 prende la decisione di andare ancora più verso nord e si ritrova nella città di Montreal, in Canada. Qui prende il primo dei suoi pseudonimi, Charles Bianchi, e trova lavoro all'interno di una banca, la banca Zarossi. Questo istituto bancario è un po' particolare. Il suo fondatore, Luigi Zarossi, è ovviamente un immigrato italiano. E all'interno di questa banca sono contenuti i conti di una serie di altri poveri immigrati italiani che mandano i loro guadagni verso l'Italia. Vi ricorda qualcosa questa cosa qui? Niente, non fa squillare nessun tipo di... Vabbè, non importa. Comunque, dicevamo, ovviamente questi pochi averi, questi conti molto piccoli, non erano un grande affare per Zarossi, che cerca quindi di ottenere altri soldi facendo aprire a gente più benestante un conto all'interno della banca Zarossi, e per attirare più clientela fa una cosa molto semplice: offre dei tassi di interesse stellari. Se effettivamente le altre banche, anche quelle di altri compatrioti italiani, offrivano un tasso di interesse del 3% sul conto corrente, e questo perché molte di queste banche investivano in Europa avendo un tasso circa del 4% e quindi tenendo per sé l'1% e dando il 3% al cliente, se invece si andava alla banca Zarossi si otteneva ben il 6%. Quando veniva interrogato sul come fosse in grado di dare questo interesse così alto, Luigi Zarossi diceva: beh, ma sono gli altri che sono dei ladri, sono semplicemente persone attaccate ai denari, e quindi mentre gli altri vi fregano dei soldi dandovi dei tassi di interesse da strozzino, io invece vi do molto di più e riesco comunque a sopravvivere. La realtà, come spesso accade, è ben diversa da questa bella fantasia, e quello che stava facendo Zarossi era sostanzialmente quello che in inglese viene chiamato robbing Peter to pay Paul, rubare a Peter per dare a Paul. In cosa consiste questa cosa? Semplicemente la banca Zarossi prendeva dei soldi dai nuovi clienti e con quei soldi pagava gli interessi ai vecchi clienti. Ovviamente questi vecchi clienti erano molto contenti, attiravano altri clienti che portavano soldi che venivano usati per ripagare gli interessi ai clienti leggermente precedenti, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente questo tipo di schema è uno schema che può funzionare solo fino a un certo punto, e infatti poco meno di un anno dall'arrivo di Charles Bianchi, che è il nostro Carlo Ponzi, Luigi Zarossi prende una valigia, la riempie di tutti i soldi che può e scappa in Messico, abbandonando dietro non soltanto il nostro buon Carlo Ponzi, ma anche la famiglia e tutti gli investitori. La cosa particolare è che Ponzi non fa altrettanto e non scappa o cerca di trarre vantaggio da questa situazione. La prima cosa che fa in realtà è cercare di aiutare la famiglia di Zarossi, famiglia con la quale era entrato comunque in confidenza. Qualche giorno dopo la fuga di Zarossi, Ponzi scopre che la banca è rimasta incustodita ed aperta e fa effettivamente una stupidaggine, cioè falsifica un assegno intestandolo a se stesso per una cifra di poco superiore ai $400 canadesi, che non sono pochi soldi. Con questi soldi peraltro compra anche delle cose per la famiglia Zarossi, si compra dei bei vestiti, ma in realtà viene beccato quasi subito dalle autorità e viene mandato in galera. L'accusa molto pesante è quella di frode bancaria, e siccome l'accusa è molto pesante passa ben 2 anni in una prigione canadese.
le sue disavventure in Canada però non finiscono qui, perché una volta uscito dalle galere canadesi non trova nulla di meglio da fare se non aiutare altri immigrati italiani che non parlano inglese a superare il confine tra il Canada e gli Stati Uniti. Ovviamente questo è un reato, perché attraversare quei confini è vietato e aiutare altre persone ad attraversarli è altrettanto un reato. Ma la cosa ancora più assurda è che in realtà Ponzi rimane in libertà tra la prima volta che va in galera a quando viene beccato una seconda volta per un nuovo reato solo 17 giorni. In questi 17 giorni però, a causa di quello che sta compiendo, facendo passare persone questo confine, gli vengono affibbiati altri 2 anni di prigione, questa volta negli Stati Uniti, ad Atlanta, in Georgia. In totale quindi Carlo Ponzi passa 4 anni quasi consecutivi sostanzialmente in prigione in 2 paesi diversi. Una volta uscito decide che la sua vita deve cambiare, deve trovare un qualcosa, deve riuscire nel suo intento di crearsi un futuro non soltanto degno ma anche di lusso. Lui vuole portare avanti quello che è il sogno che sua madre ha sempre detto che era il suo destino. Si trasferisce quasi un po' per caso in una piccola cittadina mineraria dell'Alabama e qui gli viene in realtà un'ottima idea, quella cioè di creare una compagnia che si specializzi nel portare energia elettrica e acqua corrente all'interno della cittadina che ne era sprovvista. In quel preciso periodo storico era un'idea ottima. Certo, le problematiche logistiche, tecnologiche e anche l'assenza di know-how da parte di Ponzi in questo contesto sono sicuramente un problema, ma lui decide che questa è un'ottima idea e la vuole portare avanti. Nel frattempo però, mentre cerca di capire come raccogliere i fondi per creare questa società, lavora come infermiere. E proprio nei giorni in cui stava cominciando a cercare di vendere quote di questa società che stava creando per tirar su capitali a sufficienza per iniziare le attività, viene a sapere di un fatto di cronaca accaduto proprio nella cittadina dove vive. Una giovane ragazza di nome Pearl Gossett rimane vittima di un terribile incidente che ha a che fare con l'esplosione di una tanica di cherosene. La povera ragazza è sfigurata, ma non solo, rischia la vita a causa dei danni ingenti riportati. Quello che colpisce molto però Ponzi è che i medici dicono che possono salvarla, possono salvare anche i suoi arti, se solo fossero in grado di fare un trapianto di pelle. C'è da sottolineare che Ponzi non conosceva questa ragazza, non l'aveva mai sentita nominare prima, ma la storia lo colpisce molto e decide di donare la sua di pelle a questa sconosciuta. Non lo spaventa neanche il fatto che i medici gli dicano che il quantitativo di pelle da donare è davvero tanto. Si parla di 1500 centimetri quadrati di pelle. Lui acconsente comunque e si sottopone a un'operazione chirurgica dolorosissima che lo terrà in ospedale per più di 4 mesi, tra setticemie, dolori incredibili e cicatrici che lo sfigureranno sulla schiena e sulle gambe per tutto il resto della sua vita. Questo è un gesto di estrema generosità che fa il giro della cittadina e il suo nome comincia a girare come quello del buon samaritano che fa un gesto di una incredibile generosità. Purtroppo, nei mesi che Ponzi passa in ospedale, un'altra società è subentrata alla sua idea e ha attivato le forniture di energia elettrica e di acqua che dovevano essere la base della società che Ponzi aveva in mente. Ecco, questo particolare della vita di Ponzi vorrei che venisse tenuto a mente perché è una delle tante contraddizioni che caratterizzano questo personaggio. Da una parte è uno spendaccione, uno smargiasso, uno che si gioca tutti i soldi della propria famiglia ai dadi, che è capace di piccoli furti, ma che dall'altra parte è anche capace di gesti di incredibile generosità, assolutamente disinteressati. Fatto sta comunque che Ponzi per l'ennesima volta deve ripartire dal primo gradino della scala. Finalmente però un colpo di fortuna arriva anche nella sua vita. Incontra Rosa Gnecco, di 17 anni più giovane di lui. Carlo si innamora perdutamente. La sua fortuna è che anche lei si innamora perdutamente di lui. Rosa è una figura assolutamente tranquillizzante e molto stabilizzante per Carlo. Lei costantemente gli dice che tutto quello che vuole è semplicemente tirar su una famiglia con lui. Non ha desideri di grandi lussi, non vuole soldi, gioielli, regali, solo tranquillità e l'amore del suo Carlo. Ponzi dal canto suo è molto risoluto e cerca comunque un modo di fare fortuna. Per un periodo subentra anche al suocero alla guida dell'azienda di import-export di frutta, che però era già in grandi guai finanziari, e anche questa azienda fallisce, di certo questa volta non per colpa di Ponzi.
di nuovo a ripartire e con gli ultimi risparmi prende in affitto un ufficio in downtown a Boston, al quinto piano di un palazzo a School Street, la 27esima strada. Quel palazzo e quell'ufficio sono ancora lì. Ha talmente pochi soldi che per arredare l'ufficio va da un rigattiere, uno di quelli che vende mobili di seconda mano, e trova un accordo con questo Richards. $50 subito e poi $5 al mese per un totale di $350, tutto incluso. Il nuovo sogno di Ponzi all'interno di questo ufficio è di aprire un import-export. Il commercio, soprattutto tra continenti, è uno dei business migliori in questo momento. Il problema di Ponzi è che non ha contatti, quindi non sa da dove cominciare. Decide allora di fare pubblicità alla sua nuova società comprando degli spazi pubblicitari all'interno di giornali. Ma vedendo quanto questi spazi costino a chi vuole fare pubblicità, gli viene un'altra idea: aprire lui un giornale in modo tale da fare profitti dalle pubblicità che si possono mettere all'interno. Fonda quindi questo giornale che si chiama Trader's Guide, pubblicato in varie lingue. L'idea era quello di inviare questo giornale gratuitamente per posta e di avere i costi e di conseguenza il suo guadagno pagati dagli inserzionisti pubblicitari, ma anche questa impresa è destinata al fallimento. Non riesce a mettere abbastanza contenuti e soprattutto gli inserzionisti sono ancora troppo pochi e il Trader's Guide rischia di fallire prima ancora dell'uscita del suo primissimo numero. Un giorno però, mentre è disperato all'interno del suo ufficio, scorrendo tra le lettere, il suo occhio cade su una missiva che arriva dalla Spagna. In questa lettera un'impresa spagnola chiede di mandare una copia e allega per la lettera di ritorno un coupon internazionale. Ponzi non ha idea di cosa sia questo coupon, ma appena lo comprende, una lampadina si accende nella sua testa. I coupon internazionali erano il risultato di un accordo tra ben 63 paesi stipulato nel 1906 e che aveva come obiettivo quello di riuscire a rendere più economico e quindi in realtà fattibile lo scambio di missive in giro per il mondo. In sostanza quello che si poteva fare era acquistare uno di questi coupon nel proprio paese e inviarlo assieme ad una missiva in modo tale che chi la riceveva poteva reinviare semplicemente cambiando questo coupon con dei francobolli validi nel paese nel quale si trovasse il destinatario principale. C'è da sottolineare che questi coupon valevano soltanto per essere scambiati con francobolli, quindi non si poteva ottenere denaro. Ma Ponzi vide subito un'opportunità. Come abbiamo detto all'inizio del video, la Prima Guerra Mondiale era appena terminata. In Europa molte nazioni erano praticamente sul lastrico. E questo voleva dire che in sostanza la disparità del potere di acquisto delle monete era enorme. E questa era la base dell'intuizione di Ponzi. In sostanza, e riassumendo molto, cosa poteva fare Ponzi con questa idea? Poteva andare a comprare 10 coupon, per esempio in Italia, pagando un solo dollaro, tornare negli Stati Uniti e cambiare quei coupon con 10 francobolli da un dollaro, per esempio. Ora, le cifre non erano esattamente queste, ma per capirci. Ovviamente, come accennato prima, l'unica cosa che poi potevi farci con questi coupon era ottenere francobolli. Ma Ponzi si disse: a questo penserò dopo, a come trasformare questi francobolli in denaro contante ci penserò successivamente. Intanto quello che devo fare è tirar su più capitale possibile da poter investire in questo arbitraggio, che è sostanzialmente il nome di questo tipo di operazione, e portare poi tutti quei coupon negli Stati Uniti per fare un profitto enorme. Ovviamente questi soldi Ponzi non li ha. La prima cosa che fa allora è andare alla banca dietro l'angolo, la Hanover Trust Company. Quando però parla col direttore e gli spiega la sua idea e chiede sostanzialmente un prestito, il direttore lo tratta malissimo, sostanzialmente lo spazza fuori dalla porta, e questa cosa rimarrà dentro a Ponzi, che mediterà vendetta per un bel po' di tempo. In realtà anche altre banche lo trattano più o meno nello stesso modo. Al che prova a affidarsi a privati, partendo in realtà dai suoi amici, ma nessuno di questi ha denari sufficienti da prestargli o da investire. A questo punto Ponzi si convince: l'unico modo è quello di far sì che molte persone investano in questa idea, e apre una società, la Security Exchange Company, SEC. E qui c'è una cosa che fa abbastanza ridere, perché
per capire che questo tipo di operazione non era proprio limpidissimo, ci sarebbe voluto un qualche tipo di autorità che governasse e soprattutto controllasse questo tipo di operazioni. Avete presente tipo la Consob italiana o qualcosa del genere? Ci sarà in realtà, nascerà circa 15 anni dopo negli Stati Uniti e si chiamerà Security Exchange Commission, SEC. Lo so, queste cose fanno ridere solo me, però boh, l'ho trovata ironica questa cosa. Nel come va a registrare questa azienda capiamo che Ponzi sa che potrebbe avere qualche problema. Non compare infatti come primo nome nella lista come direttore dell'azienda, lì mette suo cognato che non ne sapeva nulla. Come secondo nome mette il nome e cognome dell'affittuario della sua famiglia a Parma, che a questo punto è morto probabilmente da parecchio tempo, e inserisce il suo, quello ormai americanizzato, Charles Ponzi, come terzo nome e soprattutto listato come manager e come dipendente. Questo ci fa capire che a questo punto Ponzi ha idea del fatto che le cose potrebbero andare male e quindi si copre le spalle. A questo punto deve attirare investitori e, memore di quello che gli è successo a Montreal con la banca Zarossi, sa che per attirare investitori devi puntare in alto e lui lo fa. Promette il 50% di ritorno su qualsiasi cifra investita entro 90 giorni. Non solo, ma cambia di lì a poco dicendo 50% a 45 giorni o 100% a 90 giorni. Il risultato di questa operazione è strabiliante. Contate che il tutto avviene nei primi giorni di gennaio del 1920 e già nel primo mese riesce a ottenere circa $1,700 dell'epoca, appunto in poco meno di 30 giorni. Un risultato incredibile, ma non è tutto. Ora di primavera riuscirà ad attirare investitori che metteranno $30,000 dell'epoca a settimana e nel solo mese di giugno tirerà su $2,5 milioni, l'equivalente di $32 milioni al giorno d'oggi. Ma come funzionava esattamente? Molto semplicemente la società di Ponzi dall'ufficio emetteva i cosiddetti Ponzi Notes, dei fogli di carta dove c'era scritto la cifra che veniva data dal cliente e la cifra che sarebbe stata ridata ai 45 ai 90 giorni. Da notare che se uno voleva ritirare quei soldi prima dei 45 giorni non avrebbe avuto alcun interesse oltre alla cifra che aveva dato al momento della sottoscrizione. Il numero di persone che cominciarono ad arrivare a School Street per sottoscrivere questi Ponzi Notes può essere definito solo così: caos. Sempre più gente si affacciava, sempre più gente arrivava, tanto che Ponzi comincia in maniera rapidissima ad aprire filiali in giro, prima per tutta la costa est e poi in giro per gli Stati Uniti. Gli agenti prendevano il 10% per ogni nuova sottoscrizione, tanto è vero che cominciarono a dare anche a subagenti il 5% per espandere ancora di più il numero di persone che entravano a far parte di questo schema finanziario. Ma il problema è che truffa chiama truffa molto spesso. E cosa succede? Che esattamente di fianco all'ufficio di Ponzi altri truffatori aprono una cosa identica, con un altro nome ovviamente, ma dando esattamente lo stesso tipo di ritorno che prometteva Ponzi, il quale ovviamente non poteva chiamare le autorità e dire no, ma questi sono truffatori, perché effettivamente quello che veniva promesso era esattamente la stessa identica cosa. Un altro problema che si parò di fronte a Ponzi fu Daniels. Vi ricordate quello che gli vendette tutti i mobili per l'ufficio? Ebbene, visto quanti soldi aveva fatto Ponzi e quanto velocemente aveva ripagato il debito che invece sarebbe dovuto andare avanti per un po', sostanzialmente voleva una quota di questa ricchezza così fulminea, anche se in realtà non ci aveva nulla a che fare. Allora, in modo un po' truffaldino, andò da Ponzi cercando di ricattarlo, chiedendogli il 50% della sua attività, dicendo sostanzialmente che era stato truffato da Ponzi. Quando Charles lo mandò via a calci nel sedere, fece causa chiedendo $1,000,000 dell'epoca. Ovviamente questa causa era abbastanza basata sul nulla, ma fu un grosso problema per Ponzi, perché i suoi conti correnti vennero in parte bloccati su richiesta dell'avvocato di Daniels. E non avere liquidità era un grosso problema, perché quello che stava facendo Ponzi era sempre comunque robbing Peter to pay Paul. E senza cash, senza poter avere accesso a denaro sempre contante, alla scadenza dei 45 o dei 90 giorni non avrebbe potuto ripagare
gli investitori iniziali. Ma era talmente tanta la gente che continuava a portare denaro contante nell'ufficio di Ponzi, che in realtà non fu esattamente un grosso problema neanche questo. È da notare che c'è qualcuno che prende questi Ponzi notes come se fossero una sorta di biglietto della lotteria, cioè ho dei soldi un po' da parte, li investo, vediamo se mi va bene bene e se no chi se ne frega. Ma molte altre persone investivano tutti i soldi che avevano, addirittura facevano dei debiti per poter investire e approfittare del tasso di interesse così scandalosamente alto. Nel frattempo Ponzi scoppia letteralmente di denaro in pochissimi mesi. La sua vita cambia completamente. Diventa una delle persone più importanti e più influenti in quella che all'epoca era una delle città più importanti ed influenti negli Stati Uniti, cioè Boston. Investe anche molti soldi in varie altre attività, in proprietà e, proprio a dimostrazione del fatto che forse lui stesso credeva nel fatto che un giorno avrebbe potuto trovare una quadra a tutto questo, addirittura presta dei soldi ad amici e conoscenti, soldi che poi venivano reinvestiti in Ponzi Notes. Allo stesso tempo però Charles sa che non sta risolvendo ancora quel problema primigenio, quello di come andare a raccattare questi coupon dall'altra parte del mondo e riportarli poi negli Stati Uniti e poi alla fine trasformarli in qualche modo in denaro contante. Anche qui comincia a coprirsi le spalle e lo fa investendo nelle banche, prima tra le quali la Hanover Trust Company, che gli aveva fatto quel brutto tiro poche settimane prima. In quel conto corrente ha depositato 2,7 milioni di dollari in una banca che in asset ha circa 5 milioni di dollari. A un certo punto questa banca decide di mettere sul mercato altre 2000 quote per chi le volesse acquistare. Ponzi va direttamente dal direttore e gli dice: le compro tutte io, che ne dici? A quel punto il direttore gli dice che non è possibile, perché se Ponzi compra quelle 2000 quote, con le altre quote che nel frattempo aveva acquistato, sarebbe diventato il maggior azionista di quella banca. Insomma, i due discutono per circa 40 minuti e a un certo punto Ponzi esce, senza aver ottenuto apparentemente nulla. Subito dopo essere uscito, butta di nuovo la testa dentro l'ufficio del direttore e dice: ah, mi è appena venuto in mente una cosa, quanti soldi ho io nel conto corrente qui? Il direttore sapeva benissimo cosa questo intendesse dire. Se Ponzi avesse ritirato in un unico giorno tutti quei soldi, quei 2 milioni e 7, soldi che nel frattempo erano stati reinvestiti, ovviamente non erano cash all'interno della banca, la banca sarebbe saltata in aria. Anche il direttore richiama al suo interno il buon Ponzi e si accordano. Ponzi potrà acquistare 3/4 di quelle 2000 nuove azioni. E il direttore di banca è tranquillo perché quelli non gli bastano per diventare l'azionista di maggioranza. Ma il direttore non sa una cosa, che nel frattempo una gran quota degli altri stakeholder della banca erano già nelle tasche di Ponzi. Sostanzialmente la Hanover Trust Company diventa una banca di Charles Ponzi. Passati i primi mesi però vi chiederete: ma come ha fatto a ripagare tutte le persone che sono arrivate ai 45, addirittura ai 90 giorni del loro investimento? Beh, la risposta è abbastanza semplice: la gente non andava a ritirare i soldi, o meglio li andava a ritirare e li reinvestiva, a volte aggiungendo anche dei soldi. Del resto pensateci un secondo, io ho investito 10.000 euro, me ne ritornano in 45 giorni 15.000, li lascio ancora, me ne ritornano 20.000, cavolo, voglio andare avanti su questa cosa, mica mi fermerò adesso che sto guadagnando un sacco di soldi. Anche perché la fiducia in questo sistema era molto alta. E Ponzi, che sapeva benissimo che la fiducia nello schema era fondamentale per la buona riuscita dell'operazione, addirittura aveva dato mandato all'ufficio che inviasse delle cartoline agli investitori quando stava per scadere il termine dei 45 o dei 90 giorni, ricordando loro: guardate, ricordatevi che dovete venire a prendere i vostri soldi, noi vogliamo pagarvi questi interessi incredibili che vi abbiamo promesso. Gli investitori, assolutamente tranquillizzati da tutto quello che vedevano, reinvestivano in continuazione. È da notare a questo punto che Ponzi avrebbe tranquillamente potuto prendere e scappare con una valigia piena di soldi, ma non lo fece mai. Non solo, ad un certo punto aveva prenotato 2 biglietti di prima classe per tornare in Italia a trovare la madre e presentare finalmente Rose alla famiglia. Ma Ponzi capì anche che se lui si fosse allontanato da Boston, anche soltanto per qualche giorno, per qualche settimana, qualcuno avrebbe potuto vedere questo come un qualche tentativo di fuga. Allora rivendette quei biglietti e ne acquistò solo uno, dall'Italia verso gli Stati Uniti, per la madre.
Ed è quando arriva l'anziana madre che finalmente Ponzi può mostrarle quello che era sempre stato il sogno e quello che lei gli aveva detto sarebbe stato il destino quando ancora era un giovane ragazzo. La nuova casa a Lexington, poco distante da Boston, con tutte quelle stanze e quella tecnologia che c'era al suo interno, i vestiti bellissimi e sempre alla moda, la limousine che si era fatto costruire customizzata nel dettaglio. E in tutto questo l'unica cosa che forse stonava un po' era proprio Rose, che innamoratissima sempre del marito e estremamente devota, però criticava le tante ore che lui passava, anche le domeniche, anche i sabati, sempre a lavorare, sempre assillato da persone. Rose che andava a restituire i regali costosissimi che lui le faceva e che in casa non voleva servitù come era normale per persone agiate dell'epoca, e addirittura faceva le pulci sulle spese in modo tale da cercare di mantenere il tutto più frugale possibile. Un'altra cosa interessante da notare è che proprio in questo periodo, il periodo nel quale acquista questa bellissima casa, il periodo nel quale arriva la madre, è anche il periodo nel quale il governo comincia ad indagare su Ponzi, comincia ad avere qualche sentore che qualcosa magari possa non andare, e quindi mettono sotto controllo i telefoni dell'ufficio e della casa, sperando di trovare un qualcosa che possa incriminare lo stesso Ponzi. Ma quello che ascoltano non porta assolutamente a niente. Proprio a dimostrazione del fatto che probabilmente lo stesso Ponzi credeva che sarebbe potuto arrivare a una quadra di tutta questa operazione. Nel frattempo continua a sognare, continua a pensare a nuovi investimenti. Uno, forse il più assurdo, è quello di acquistare un'intera flotta di navi da guerra della Prima Guerra Mondiale e trasformarle in una sorta di centro commerciale galleggiante, riempirle dei migliori prodotti fatti negli Stati Uniti e mandarle poi nei porti in giro per il mondo, in una delle più ambiziose operazioni di import-export della storia, se fosse andata avanti. Arrivati a questo punto della storia, dobbiamo inserire un altro personaggio, Richard Grosier, l'editore del Boston Post, il più importante giornale di una delle più importanti città negli Stati Uniti. La cosa che è abbastanza comica, se vogliamo, è che Richard e Carlo sono due personalità molto simili. Anche Richard ha passato il periodo della sua università a sprecare i soldi della famiglia, e il padre, estremamente ricco, estremamente influente, dovette scrivere varie volte ad Harvard affinché il figlio non venisse espulso perché non portava avanti i suoi compiti, non si presentava a lezione e passava sostanzialmente le giornate a sprecare e a sperperare. Ma inizio 1920, proprio mentre esplode lo schema di Ponzi, Richard è a capo del giornale del padre perché il padre ha avuto un ictus qualche mese prima, e allora è lui a dirigere al posto del padre allettato in ospedale. Quando viene a sapere delle operazioni che sta portando avanti Ponzi, al contrario di quasi tutti, fiuta la truffa. Di conseguenza decide di far scrivere un pezzo che in realtà è estremamente descrittivo. L'idea qual è? Se io vado a descrivere esattamente quello che succede, come vive Ponzi, come funziona il suo ufficio, cosa ne pensano le persone fuori che aspettano in fila anche per ore pur di avere un Ponzi Note, la gente si accorgerà che tutto questo è troppo bello per essere vero ed è sostanzialmente chiaro che sia una truffa. Quindi l'articolo che esce sul Boston Post è assolutamente un articolo descrittivo, dove si racconta anche la vita privata di Ponzi, dove abiti, cosa faccia, come si presenti, come si veste. L'articolo viene pubblicato e Grosier si aspetta una reazione. Il pubblico capirà che questa è una truffa. Invece l'unica persona estremamente contenta è Ponzi, il quale nota la comicità del fatto che di fianco all'articolo ci sia un'inserzione pubblicitaria di una banca che offre il 5% di tasso di interesse, come se fosse un enorme tasso di interesse, un ottimo tasso di interesse. Proprio di fianco a un articolo dove c'è scritto che c'è qualcuno che ti dà il 50 o il 100% del tuo investimento e in pochissimo tempo, non annuale, ma in 90 giorni. Il giorno in cui esce l'articolo e il giorno successivo sono i momenti nei quali c'è più file in assoluto di fronte all'ufficio di Ponzi. Grosier a questo punto si infuria e comincia quotidianamente a fare articoli dove, anche interpellando degli esperti, smonta categoricamente quello che è lo schema Ponzi. Addirittura un esperto va a dimostrare matematicamente come, se veramente questo fosse il tasso di crescita delle fortune di Ponzi, nel giro di pochi mesi questo immigrato italiano dovrebbe avere nelle sue tasche
tutte le ricchezze del mondo. Ovviamente questo non è possibile. Neanche questi articoli spaventano gli investitori, che invece sono molto più accecati dalla brillantissima luce generata dal guadagno così facile e così immediato. Piccola pausa. Vi ricorda niente di questi che chiamano gli esperti e vi dimostrano matematicamente con prove e dati che una cosa è vera mentre un'altra è falsa, ma c'è gente che comunque continua a dare credito a quelli che dicono le cose false? Vi ricorda proprio niente, niente, niente? Vabbè, non importa, cose mie, un giorno vi dirò. Sulla scia del Boston Post, anche altri giornali si mettono ad indagare e a fare articoli su Ponzi, sempre lasciando andare avanti Grosir, comunque il ben più grande Boston Post, ma comunque varie storie continuano ad alternarsi sul personaggio e sul suo schema di investimento. A quel punto le autorità sono quasi costrette a intervenire, perché non vogliono che magari scoppi la bolla e qualcuno dica: ma cosa stavano facendo le autorità fino a quel momento lì? Quando finalmente si muovono le autorità, comincia un po' di gente a dire: beh, ma allora aspetta che vado a ritirare i miei soldi. Le file che ci sono fuori, sia dall'ufficio di Ponzi che di tutte le agenzie che nel frattempo erano nate in giro per gli Stati Uniti, cominciano a riempirsi anche di persone che vanno veramente a ritirare. Ma siccome truffa chiama truffa, addirittura c'è chi si presenta con dei Ponzi note falsi, ma sempre ben cosciente del fatto che rifiutare di pagare qualcuno sarebbe stato un danno enorme d'immagine e avrebbe creato il panico, Ponzi dà mandato che vengano pagati anche quelli falsi, qualsiasi cosa pur di mantenere un'immagine di normalità. Altra cosa abbastanza strana, anche le poste si muovono e mettono una norma interna per la quale si possono ritirare coupon soltanto per un massimo valore di 50 centesimi al giorno per cliente. Questa norma, tramutata poi in legge federale, avrebbe reso assolutamente impossibile l'investimento originario pensato da Ponzi. La cosa divertente è che questa notizia praticamente non la legge nessuno e pare che neanche Ponzi l'abbia mai saputa. A questo punto l'unica cosa che può fare Ponzi è cercare di tamponare, perché appunto la gente sta cominciando ad andare nel panico. Continua a pagare le persone che richiedono i soldi indietro e continua a pagare anche gli interessi di quelli che arrivano ai 45 ai 90 giorni. Perché per adesso comunque lui cash ancora ne ha, e parecchio. Per ribattere agli articoli giornali fa due cose: da una parte fa causa, si fa sempre causa in questi casi, dall'altra prende anche un responsabile per l'ufficio stampa sostanzialmente, William McMaster, un esperto che aveva lavorato già in vari ambiti, anche difficili. Inoltre fa una mossa con le autorità, organizza cioè un incontro unico invitando tutti quanti gli organi che si sono interessati ai suoi affari e sostanzialmente dicendo: mettete chi volete voi a fare un audit, io vi do i miei libri, questo audit determinerà di quanti soldi io sono scoperto per gli interessi ai miei clienti e dopodiché solo alla fine vi dirò quanti soldi ho nei miei asset. Se i miei asset possono coprire i debiti che ho, dovete ritirare qualsiasi investigazione che state facendo sul mio conto, adesso e in futuro. Le autorità accettano e mentre Ponzi sta per uscire dall'ufficio gli viene come un'idea e torna indietro dicendo: mi è sovvenuto in questo momento che se io continuo ad emettere i miei Ponzi Notes sarà impossibile per chi fa l'audit capire quale sia la mia posizione. Di conseguenza mi sa che le autorità effettivamente convengono, sarebbe quasi impossibile in una situazione del genere capire quanti sono i debiti. E come se fosse un'idea che gli è balenata soltanto in quel momento, Ponzi allora dice: se proprio devo, è il caso che io smetta di emettere le Ponzi Notes a nuovi clienti e quindi io smetta di prendere nuovi clienti. Si accordano quindi su questo. Questa mossa di Ponzi in realtà è geniale, perché non prendere nuovi clienti vuol dire non accumulare nuovi debiti. Non solo, ma gli va bene quello che succede subito dopo, e cioè che molta gente comincia a ritornare nell'ufficio di Ponzi o nelle sue agenzie e dire: no, aspetta, cosa sta succedendo? Ridatemi i miei soldi. Ma li richiedono prima che siano scaduti i 45-90 giorni e di conseguenza devono riavere soltanto la cifra che hanno dato inizialmente senza gli interessi pattuiti. Quindi in realtà una perdita minore per Ponzi, che in più vede scendere i debiti che ha accumulato nei confronti degli investitori. I calcoli di Ponzi erano più o meno questi: 15 milioni di dollari da dover ridare agli investitori e circa 8 milioni in asset tra cash e investimenti. Qual era la sua idea?
far fare l'audit, una volta saputa la cifra trovata dall'audit, entrare in quella che fondamentalmente era la sua banca, prendere temporaneamente tutti i soldi e tutti gli asset che sono depositati in quella banca, farli passare per suoi e poi restituirli. Quello che però Ponzi non sapeva è che l'organo di controllo statale per le banche aveva già messo gli occhi sulle banche nelle quali lui aveva vari conti correnti e azioni o di qualche tipo, e aveva ordinato che venissero fatti dei report molto dettagliati su qualsiasi movimentazione fosse stata fatta da quelle banche, rendendo quindi questa parte del piano di Ponzi assolutamente infattibile. Il 30 luglio del 1920 il Washington Post titola: non esistono abbastanza coupon postali nel mondo per giustificare il capitale di Ponzi. Non solo, ma nel frattempo McMaster, il PR assoldato da Ponzi stesso, per difendere la sua immagine fiutato un po' l'andazzo, fa una sua ricerca e una sua indagine all'interno degli uffici di Ponzi e dopodiché vende la sua storia proprio al Post per $6,000. Il giorno dopo il giornale esce col titolo Ponzi disperatamente insolvente. Ma non solo, grazie a una segnalazione anonima viene fuori che Ponzi è stato in galera in Canada parecchi anni prima. Vengono fuori le foto fatte quando è stato incarcerato. Un giornalista si reca a Montreal e va a confrontare la storia con chi era lì all'epoca e quindi con i testimoni. E questo è un colpo terrificante per Ponzi, anche perché lui non aveva mai raccontato a quella che ora è sua moglie, Rose, di questa parte del suo passato. Rose, che però sapeva già tutto perché la madre di Charles, in una lettera segreta, poco prima che si sposassero, le aveva detto tutto in modo tale che tutte le carte fossero in regola. Ah, queste mamme italiane sono eccezionali. La data in cui esce la storia sul passato di Ponzi è il 10 agosto e l'11 agosto l'audit termina con un calcolo di $7 milioni di debiti circa. Gli asset che in quel momento ha Ponzi sono solo 4 milioni. Per evitare l'umiliazione dell'arresto alla madre e alla moglie, Ponzi a quel punto si costituisce. Il 13 agosto viene tradotto in prigione. Nei due anni successivi il procuratore, sostanzialmente l'accusa, accumula sempre più capi di imputazione ai danni di Ponzi, il quale si ritrova nel 1922 a processo senza avere abbastanza soldi per pagarsi un avvocato. E quindi, vestito in maniera impeccabile, va lui stesso a difendersi di fronte a un giudice e a una giuria. La cosa assolutamente incredibile è che riesce a stupire addirittura il procuratore, il giudice e la giuria per la sua capacità di produrre prove, testimoni, per le domande che fa, e alla fine riesce a convincere la giuria che dichiara lui e i suoi coimputati addirittura innocenti da qualsiasi capo di imputazione. Ponzi quindi è libero per 3 mesi, però soltanto, perché il procuratore non molla l'osso, porta altri 5 capi d'accusa e riarrestano e riportano a processo Charles Ponzi. Ma indovinate un po', stesso risultato, questa volta non lo dichiarano innocente, ma la giuria non riesce a trovare un accordo, la famosa hung jury, e quindi lui è libero un'altra volta. Ma a questo punto lo Stato si è incarognito, lo riporta a giudizio con un altro capo d'accusa e questa volta la fortuna di Ponzi termina. Viene dichiarato colpevole come ladro e gli vengono dati tra 7 e gli 8 anni di galera. In attesa di sentenza definitiva viene rilasciato su cauzione e mentre è libero si dirige in Florida sotto falso nome come Charles Borelli e fonda un'altra società, la Charlpon, da Charles Ponzi. E indovinate cosa fa? Promette a degli investitori il 200% in 60 giorni, il tasso più alto fino a questo punto che ha promesso ai suoi investitori. Tutto questo nuovo schema in realtà partiva dall'acquisto di alcune terre che lui avrebbe poi rivenduto a piccoli pezzettini, insomma una cosa abbastanza complicata. Fatto sta che anche questa cosa è illegale, viene preso subito e mandato un anno in prigione in Florida. A quel punto però Charles Ponzi non ne può più e decide finalmente di fuggire. Si imbarca in una nave come lavapiatti e con un falso nome. Ha però la bruttissima idea di non starsene zitto e di confessare la sua vera identità a un suo collega marinaio. La notizia fa il giro della nave in un attimo
e Ponzi è arrestato nel porto di New Orleans qualche giorno dopo. Condannato finalmente, esce di prigione soltanto nel 1934 e immediatamente deportato in Italia perché non aveva mai ottenuto la cittadinanza. Dopo 2 anni, capito che non si sarebbero più potuti ricongiungere, Rose decide di divorziare. Però è da sottolineare come in realtà i due non abbiano mai smesso di scriversi una montagna di lettere di profondo amore. Lettere che vennero peraltro ritrovate alla morte di Rose, tenute in un cassetto gelosamente. Nessuno dei due si risposò mai né ebbe figli. Nel 1939, alla ricerca per l'ennesima volta di fortune, Ponzi si trasferisce in Brasile, dove anche lì cerca sostanzialmente di crearsi qualche attività, ma sostanzialmente alla fine termina facendo l'affittacamere in una piccola pensione. Per fare un po' di soldi scrive le sue memorie e tenta di venderle, ma la risposta non è quella che si aspetta, nessuno vuole più sentire la sua storia a quell'epoca. Passano gli anni e nel 1948 rilascia un'intervista dal suo letto d'ospedale, dove ormai cieco e molto malato passa gran parte del suo tempo. In questa intervista ammette finalmente che la truffa di ormai 28 anni prima era oggettivamente una truffa, era il famoso Robbing Peter to Pay Paul. L'anno dopo muore in Brasile all'età di 66 anni. Questa è una storia, secondo me, che può raccontare tante cose e sotto varie sfaccettature. La prima è che il truffatore non è molto spesso come ce lo immaginiamo. Molto spesso il truffatore è una persona che magari è anche mossa da uno spirito di tipo imprenditoriale che potrebbe essere anche considerato positivamente in altri contesti. Di certo la forza di Ponzi nel cadere e rialzarsi così tante volte è ammirevole. Non bisogna mai dimenticarsi però che al centro di tutta la storia di Charles Ponzi c'è un'enorme bugia della quale Ponzi era comunque non soltanto responsabile ma anche consapevole. Un altro aspetto molto interessante secondo me è anche quanta gente abbia voluto credere a questa bugia. E tutto questo non è qualcosa che a noi sembra così strano e così fuori dal nostro tempo. Somiglia molto per certi versi anche alla bolla speculativa delle dot-com degli anni 90 o alcune bolle legate alle monete cripto. È troppo bello per essere vero, insomma, ha sempre un certo fascino. E come vedremo nelle altre puntate di questa serie, sempre che voi queste puntate le guardiate, se no cosa mi metto a fare ore di video, ricerche come un cretino, dovete guardarle, mettere mi piace, il segui, condividerle eccetera. Dicevo, come vedremo nelle altre puntate, è un qualcosa che si ripete costantemente nella storia e tutti quelli che ci sono dentro non capiscono di esserci dentro fino a che non è troppo tardi. Anche oggi, anche di fianco a te. Ci vediamo alla prossima.